Chi è Sim e chi è Sam? Ricordiamoci, perché poi nel varie abbreviazioni del chi aiuta la URP, che aiuta il consumatore, lo sportello URP, se lo analizziamo di voi è un pugno nello stomaco. Che è l'URP quello che ti deve aiutare a capire come fare a scrivere certe carte. L'URP non telefona. Non telefona neanche, cioè permette alla persona di già. Probabilmente ha fatto molto di metà, non c'è nessuno. Il 96% dice la vostra risposta. Chi è Zirichi? Beh, ma voi ridete. No, è assolutamente banale. È banale, però. E però è così. Devi metterci delle difficoltà, queste non esistono. Ma sai i prodotti che si chiamano Zirichi e dicono che sono morti ed è per la lana, per rendere morti la lana? E questo è il problema. Buono e cattivo? Buono e tondo. Certo. Qui facciamo una riflessione importante, perché allora, se noi dobbiamo comunicare, questo a livello personale anche, se noi dobbiamo comunicare una certa rabbia, una carica di aggressività che serve, non possiamo usare un tono. Senti, per favore. Nel frattempo disegnare un mondo tutto rotondo, con una musichetta New Age dietro. Sai, io vorrei. Dobbiamo dire. Cazzo. Mi hai rotto i coglioni. Adesso bisogna far così perché tu sei entrato nel mio campo. Io non voglio. Ok. Bisogna usare quelle. Se io devo comunicare la maternità, devo comunicare un mondo di latte, un mondo di italianità mamma. Non posso usare gli spigoli così perché la mamma e l'Italia sono così. Il 58% degli italiani sono lì, eh. Certo. Ogni. No. Il 58% italiani sono lì, in quel mondo rotondo, con l'azzurro, magari va un po' sul chiaro, ma non si discosta da lì. Molto il resto del target è distribuito, in cui c'hai il 20% di citati a destra, il 6% di bunkerizzati, ma l'italiano è lì. L'italiano è mamma, latte, vogliamoci bene, parliamo tanto al telefono, dai, passerà. Cioè, è tutto rotondo l'italiano. Il tedesco dice, ah sì, così, via. Via, avanti un altro, licenziato. Ci serve magari un po', adesso siamo stati un po' troppo rotondi, sì. Però ci troviamo la storia della nostra nazione. La stessa creatività viene dall'emozione, quindi esiste. Lui sbuca fuori dall'inconscio e dice esiste una grammatica, si può parlare. Si può usare dei codici, vuol dire che non ci facciamo influenzare, usiamo delle metodologie. Facciamo un altro test. Se dobbiamo dire un latte fresco? GEO. No. Diamogli un'etichetta. L'etichetta o il nome? No, l'etichetta è insieme al nome. Ovviamente, tutti qua. L'ideale sarebbe ma con la prima immagine. Eccola qui la mappa che dicevo prima. Allora, dopo tutte queste ricerche, si può fare una mappa tranquilla e dire che la gioia la puoi comunicare col giallo, con la luce. Cioè, non puoi vedere uno spot scuro con uno che fa wow, perché non lo vedi. Certo. Però se vuoi comunicare uno che è giù e lo metti nella penombra più nera, va bene, perché quello lì fa così, intravedi il viso giù, basta, è comunicato. Però comunichi questo. La disforia, ok? Non puoi comunicare la disforia con i codici del giallo, della gioia. Il rosso, se una persona viene messa dentro una camera rossa, ha accelerazioni del 30% del cuore in automatico dopo 5 minuti, test di tutti i paesi del mondo. Non puoi comunicare calma, le Marche, che aveva fatto un manifesto enorme alla stazione centrale, diceva. Insomma, il corpo istituzionale dice la regione che ti dà la calma e tutti i lettering è al rosso. Quanto costa a chi riceve che si innervosisce? Quanto costa a chi immette che non comunica? Quanto costa di fastidi, soldi e non comprensione soprattutto? Ho finito. Era solo. Mi spiace aver spento questa. Questa bella profila di poesia, andiamoci a pensare. Ti manderò, rientrando, una cosa che riguarda la grammatica.
In questo caso del segno infantile. Sviluppo della psicoumana, sviluppo della psicoumana attraverso il segno grafico dell'infanzia. Studiato evidentemente sulla scorta, beh, era in campo Olivetti, è stato per dire, c'era, era del grande psicologo clinico che è Vico Valle, che è tuttora vivente anche se malandato, ed è una cosa eccezionale, riuscire a vedere come si sviluppa, cioè esistono dei sistemi attraverso il controllo del disegno di vedere il tempo del cervello. Una cerebropatia che blocchi lo sviluppo del cervello a 6 anni farà sì che il soggetto disegnerà così tutta la vita, anche crescendo, anche diventando adulto, non c'è nessuna cosa. Non la bellezza del disegno, ma ci sono, come tu hai fatto vedere adesso, c'è lì i grafismi, ci sono, sono grafismi quelli che... l'appiattimento, il lateralismo, la trasparenza e così via. Ecco, assolutamente sì. Rientra in questo tipo di discorso che stai facendo. Sì. È importante soprattutto nel mondo online, perché nel mondo online sembra che no, sai, c'è un po' la... chi è innovativo ha tantissime gioie, tantissimi vantaggi che offre anche agli altri, io infatti lo sono e sono innovativo. Molto spesso si dimentica che c'è una storia dietro, no? C'è persone che valgono anche se sono, non sono innovative, hanno qualcosa da darti lo stesso. No? Ecco, il mondo online è un altro mondo che non accetta l'approfondimento, perché pensano di avere in mano la metodologia attraverso la tecnica, e la tecnica è diventata una deus machina, no? Con la tecnica risolvi tutto. Ecco, dato che questa è una sede proprio per parlare, no, di innovazione, riflettiamo anche sui strumenti innovativi che hanno bisogno lo stesso, perché siamo sempre nello stesso mondo, non è che il mondo online che tocca altre persone, sono sempre noi uomini che ce la giriamo, di ricordarci che le regole che valgono nell'offline valgono assolutamente anche nell'online, anzi di più, perché la gente compra con un click, quindi il tempo di decisione, di emotività è pazzescamente ridotto. Mentre io vedo uno spot alla sera, ci passa la notte, vado al mattino, vado a comprare la sera dopo e nel negozio compro quello che ho deciso sera prima. Nell'online fai così, vedi come. E l'hai già comprato. Quindi l'emotività è pazzesca. Ecco perché nel bene e nel male bisogna saperlo. Certo.